Sì, buongiorno. Gli agriturismi in Toscana sono cresciuti del 13% rispetto al 2019, del 7,9% rispetto allo scorso anno. La Toscana è la prima regione in Italia per quanto riguarda la presenza degli agriturismi e negli agriturismi. Soluzioni, quelli dell'agriturismo, che coniugano natura, enogastronomia, esperienze sportive, insomma un turismo rurale capace di attrarre anche nelle aree più remote e svantaggiate i turisti. Sono quasi 1,3 milioni quelli che scelgono la soluzione dell'agriturismo. 3 su 5 sono stranieri, sono stati praticamente recuperati i flussi che erano già da record nel periodo pre-Covid. Uno sviluppo però, quello degli agriturismi, affidato soprattutto alle buone intenzioni del singolo, che sia azienda, istituzioni o anche associazioni. Associazioni come Terra Nostra Coldiretta, Terra Nostra Coldiretti, che proprio questa mattina si è riunita negli Stati Generali proprio per quanto riguarda la situazione degli agriturismi. Io direi di sentire proprio subito le parole del presidente nazionale di Terra Nostra e di quello regionale. Poi la linea può tornare allo studio. L'agriturismo in Italia, ma in modo particolare in Toscana, in questa straordinaria regione, è sempre più centrale e racconta quanto l'agricoltura sia protagonista anche nel mondo del turismo. L'Italia è certamente uno dei paesi, se non il primo paese, più desiderato e più conosciuto a livello mondiale. Questo grazie anche all'agricoltura, grazie anche a questo settore primario, non soltanto a livello economico. Ricordiamoci che l'intera filiera agroalimentare genera un fatturato importante di circa 600 miliardi di euro. Questo ovviamente è importante a livello economico, ma soprattutto racconta la centralità in termini di bellezza del settore agricolo. Domandiamoci cosa sarebbe l'Italia, cosa sarebbe la Toscana senza l'agricoltura. Sarebbe un paese più povero, ma sarebbe certamente un paese anche meno bello. La Toscana è la regione principe per quanto riguarda l'offerta agrituristica e soprattutto anche il numero di presenze e di ospiti che vengono nei nostri agriturismi. Con il 22% degli agriturismi totali italiani, quindi si capisce bene che forza che ha questo tipo di sistema nella nostra regione, nel panorama nazionale. Le nostre province sono più o meno omogenee, va molto forte il Grossetano ultimamente, ha avuto un incremento molto forte, tutto quello che è il litorale, ma mantengono sempre ottime posizioni anche le province più classiche come l'entroterra senese, fiorentino e aretino, insomma, quindi c'è una distribuzione piuttosto omogenea. Poi c'è il fenomeno di Lucca, sempre stato molto forte, con delle particolarità anche legate al turismo culturale. L'agriturismo sta cambiando tantissimo, quindi anche noi come associazione infatti cerchiamo di formare il più possibile e tenere sempre i nostri associati molto informati su quelle che sono le nuove richieste e i nuovi flussi turistici. Sì, allora si è accorciata un po' il periodo di permanenza e si distribuisce per tutto l'anno, cioè non si fanno più 15 giorni tutto attaccato, ma magari si fa 5 weekend o 5 fine settimana all'anno. E poi soprattutto c'è una richiesta sempre di variare, sì, quello di cercare esperienze, ecco perché l'agriturismo va forte, perché le aziende agrarie, i nostri agricoltori sono stati capacissimi a intercettare questa cosa, sono persone molto dinamiche che riescono a offrire esperienze, a partire dall'escursionismo, quello che può essere escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, poi il classico enoturismo, l'olioturismo, ultimamente c'è anche la moda dei birrifici artigianali, quindi questa serie di offerte è molto richiesta, molto variegata, e quindi accontenta un numero sempre maggiore anche di, e intercetta un numero sempre maggiore anche di ospiti.